Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo evento promosso dai Bicocca. Oggi siamo con Francesco Ehrenheim di Peekaboo, preacceleratore di startup. Innanzitutto grazie per essere qui. Grazie a voi. E, la prima domanda che volevo farti è: da dove nasce questa idea di Peekaboo? Ok, allora Peekaboo è nata 3 anni e mezzo fa a Roma e i fondatori di Peekaboo erano soci in un'altra startup prima di fondare Peekaboo. Hanno fatto una startup che era nel mercato del food delivery. Ha raccolto tanti soldi, perché hanno raccolto 300.000 euro per validarla, però ne hanno bruciati, quindi hanno preso 300.000 euro, erano un team di 5-6 persone, hanno bruciato questi soldi commettendo molti errori, commettendo errori che loro hanno imparato, perché fallendo hanno capito cosa non bisognava fare, e hanno capito, cioè la cosa che succedeva più spesso è che le persone andavano da loro e gli chiedevano: guarda, figa la tua startup, bellissimo, ma come si fa una startup? Come si arriva davanti agli investitori a chiedere fondi? E quindi hanno iniziato a capire che forse questa c'era l'esigenza del mercato di capire come si può lanciare una startup per raccogliere fondi. Hanno provato un primo percorso gratuito che ha avuto molta partecipazione, perché sono state tipo 150 persone a partecipare, e da lì hanno strutturato un vero e proprio business creando Peekaboo, per cui facciamo sia preaccelerazione di startup che tutta una parte di Open Innovation con Corporate. Tu che hai a che fare quotidianamente con le startup, quali sono secondo te gli ingredienti per il successo? Allora, gli ingredienti, io mi occupo principalmente di startup early stage, quindi so dare consigli e feedback su quella parte di startup. Una cosa che spesso si sottovaluta è il team. In una startup early stage o comunque pre-money è molto più importante avere un team forte che avere un progetto, un'idea molto forte. Tanti investitori investono prima sul team che sull'idea, perché sanno che se l'idea non è buona, avere un team forte, con un team forte l'idea può cambiare e può raggiungere comunque il successo, o lo stesso team più avanti può fare un altro progetto che avrà successo. Mentre avere un'idea anche buona, ma con un team scarso, alla fine l'idea fallirà e il team non potrà andare avanti a fare cose. Quindi, caratteristica principale in una startup ai primi step è il team, e avere un team non solo forte a livello di skill, ma che lavora bene insieme e che copre tutte le esigenze, a 360 gradi quello che bisogna coprire, quindi le capacità che deve avere un team che fa startup in maniera totalmente eterogenea. Un'ultima cosa, che consiglio ti senti dare ai nostri student? Ai vostri student, quindi studenti anche della Bicocca. Ok, assolutamente. Allora, quello che mi piace molto di chi fa parte della società IBCOC, chi segue i vostri eventi, è che ha già ampliato il suo sguardo. Io penso che l'università sia molto utile, non sono una di quelle persone che nel digitale dice: no, l'università non serve, si può fare successo anche senza. È vero, ma l'università ti forma molto bene. La cosa che io consiglio è non fare l'università con il paraocchi, quindi solo studio per passare l'esame, ma sì aperto a stimoli esterni. Quindi mentre fai l'università magari partono progetti di amici, progetti al di fuori dell'ambito universitario che ti possono creare valore in maniera importante. Anche se non ti fanno prendere 30 all'esame, ma 27 perché dedichi il tuo tempo in altro, ti aprono molto la mente. Quindi fare l'università sì è importante, ma senza il paraocchi, stando aperti agli stimoli esterni. Grazie mille Francesco. Figurati, grazie a te. Un saluto a tutti i ragazzi, ci vediamo ai prossimi eventi targati ai Bicocca. Ciao! Ciao!